Yes. La mia generazione è sopravvissuta perfino al tucatuca e alla guerra fredda, alla moto senza casco, all'avvento della disco, all'arresto di Valpreda. Eravamo convinti che Rivera fosse Dio e che quello di Mina non fosse un addio. La mia generazione è sopravvissuta perfino a Nicca Costa e agli anni di piombo, ai decreti delegati, ai servizi deviati, ai sofficini al pongo. Eravamo studenti, ci sentivamo operai. Certi giorni di festa non finivano mai. Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato. Avevi previsto che il futuro sarebbe passato, lo immaginavi diverso, questo mondo un po' perso, che se provi a cambiarlo ti spara anche addosso, per ritornare lo stesso, sempre uguale a se stesso. La mia generazione è sopravvissuta al ritorno nelle sale della commedia italiana, alla fuga dei cervelli, alla P2 di Gelli, alla Banca Vaticana. Siamo stati cattivi negli anni 70, niente sconti di pena per chi non si accontenta. Aspettavamo il 2000 perché tutto sarebbe cambiato, ma tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato. E sognavamo la luna, ma qualcosa non ha funzionato. Tu quanto avevi scommesso, cosa hai perso e chi ci ha guadagnato? Lo immaginavi diverso, questo mondo un po' perso, che se provi a cambiarlo ti spara anche addosso, per ritornare lo stesso, aspettavamo 2000 perché tutto sarebbe cambiato. Tu l'avevi previsto che il futuro sarebbe passato, per ritornare lo stesso, sempre uguale a se stesso, sempre uguale a se stesso, sempre uguale a se stesso. Aspettavamo il 2000, Luca Barbarossa con la Social Band dal vivo, sembrava un concerto, ragazzi.